È una disperata corsa contro il tempo per salvare due turisti dispersi dopo il crollo di una grotta di ghiaccio in Islanda. La tragedia, avvenuta nella giornata di domenica 25 agosto nel ghiacciaio del Breiðamerkurjökull, che fa parte della nota cappa di ghiaccio del Vatnajökull, ha causato anche la morte di un turista mentre un altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Al momento del crollo, all'interno della grotta c'erano 25 turisti di diverse nazionalità. Per il soccorso e la ricerca dei dispersi sono stati mobilitati circa 200 operatori, ma si tratta di un intervento piuttosto complicato per via del terreno accidentato e per il rischio di nuovi crolli. Per farsi strada tra i blocchi di ghiaccio, tagliandoli, i soccorritori stanno anche utilizzando delle motoseghe. La polizia, intanto, ha iniziato a indagare sulle cause. Difficile, almeno per il momento, stabilire un collegamento tra la tragedia e le conseguenze della crisi climatica. In primis, le temperature più alte della media del periodo.